A presto. E adesso partiamo immediatamente, cara Silvia, 16ª edizione, festa delle zucche. Un gran... Vedi? Ecco, adesso andiamo con la festa. Ecco qua, vedi, vedi, tutti ballano felici, contenti, siamo a Cordenone, questa grande festa delle zucche. Sono tutte attività ad effetto apotropaico, Roby. Esatto, tutte cose veramente molto belle. Allora, diciamo, qua c'è, vedi... Giocolieri. Giocolieri, adesso c'è quello sui trampoli. Senti, ma sai una curiosità, ci sono addirittura 6 chiese molto grandi a Cordenone. Comunque persone molto cattoliche, adesso sì, sentiremo esatto. Claudia. Educatrice del... Allora, progetto giovane del comune di Cordenone. Allora, com'è l'andazzo oggi? Nonostante la mole di lavoro di stamattina, adesso tutto sta ingranando, peccato per il tempo perché... Ma adesso si bloccherà il tempo e si continua? Sì, speriamo. Va bene? Speriamo. Ti chiami? Io sono Claudia e sottolineo che questa è una festa organizzata dal comune, dal suo progetto giovani, da tutte le associazioni, dalla Proloco, quindi dopo 16 anni siamo contenti del risultato perché c'è un lavoro diretto e fondamentale. Infatti, come ha detto l'assessore, ha detto le cose vanno sempre meglio. Esatto. Ecco, esatto. Questo è veramente molto importante perché voi mettete insieme tanti bambini, tanta gente. Certo. E quella è veramente una cosa bella. Esatto. Ti saluto e buon lavoro. Grazie. Ciao. Claudia, una delle organizzatrici, educatrice, bravissima educatrice, importante. Sì. Sì, allora qua c'è il, vedi, quello delle zucche, qua la fanno... formazione anche per i bambini, guarda, scolpiscono guarda. Le zucche, ormai è Halloween. Però il bello della diretta è che sono le mamme che stanno lavorando, anche un modo pazzesco, come vedo, guarda, certo. Guarda come sono impegnate, La figlia guarda, dopo prenderà il premio, capito? Tutto. Giusto. Ecco, guarda la mamma, guarda sempre, vedi le mamme, guardale, guarda come che stanno lavorando queste grandi mamme che fanno questi bei disegni. Eccole lì, guarda, la ragazzina che sta anche lei, vediamo che lavoro che mi fa vedere, vediamo un po', quella là, lì vedi per mettere i soldi, la grana, sì, vedi, le candeline dentro, vedi cosa ci ha messo, ci ha fatto tipo stella la ragazzina, no? Esatto. Adesso andremo a vedere un attimo sempre in giro, guarda che bello perché dopo ci sono state le premiazioni delle più belle zucche. Qua e il tempo se n'è andato, hai visto? La pioggia se n'è sparita. E naturalmente, vedi qua c'è la festa, questo è un gioco, tu non è che ti intendi molto di questi giochetti. E poi invece, vedi, fanno, come si potrebbe dire, un mosaico con i tappi della raccolta differenziata. Brava dolcezza, vedi qua ci sono il gioco degli scacchi, sai giocare a scacchi tu? Poco. In realtà sapevo giocare ma mi ricordo ben poco. Va bene, io so giocare così faremo una bella gara io e te. Ma no, dopo vinci, scusa. Eccolo qua, invece adesso sentiamo questa dolcezza. Tu quella che va a vedere dappertutto. Sì, io sono quella, la guardona, vado un po' a sbirciare come procede la festa. Il giudice, come la va questa festa, va bene o no? Va bene, passata la paura della pioggia. Hai visto, se n'è andata, Se n'è andata. E adesso si comincia la festa, no? Si comincia la festa, sì. E scacchi com'è andata? Sei brava? No. Niente da per fare. Per niente, però ho visto che c'è una moria di alfieri, di cavalli, di regine, sono tutti messi un po' male. Ecco. Benissimo, allora, senti, vuoi fare un bel salutone agli amici di Telefriuli, di Gorizia TV? Certo. Sono in buona compagnia. Allora, un saluto agli amici di Telefriuli e Gorizia TV. Grazie mille, ciao e buon lavoro. Ecco, i trampolieri, adesso fai attenzione. Non mancano mai questi. Però hai visto, sapeva i nomi, Attenzione, il maestro. Manca l'orchestra. Posso andare? Anche lui, contro la pioggia. Eccoli, guarda di Silvia. Attenzione. Sono vestiti da dottori, Roby. Sì, ha detto, se c'è lo speaker che è una dottoressa, ci vuole. Così. E vado dalla dolcetta. Ecco, vedi? Eccoli, noi andiamo a vedere sempre questo bel mosaico. Il mosaico si sta completando. Giusto? No. Tu cosa sei, Laura? Io lavoro qui, sono un'animatrice. Ecco, un'animatrice. E invece Roberto è l'organizzatore. Certo. Va bene, senti allora, buon lavoro intanto. Grazie. Ciao. Salutiamo questa docente e
questo invece il disegno che verrà fuori, salutiamo Roberto, eccolo lì, l'organizzatore di questa festa. Poi dobbiamo fare i complimenti a tutte le persone che danno una mano ai bambini, no? Perché sì, sono educatrici, persone, animatori, comunque persone che sono vicini ai bambini. Questa esatto, ai bambini e ai giovani, e si prodigano appunto per organizzare al meglio l'evento. Esatto, questo è veramente molto bello. Anche la Croce Rossa. Adesso, calma la mandorla, attenzione. Scusa un secondo, abbiamo una il gioiello, mi hanno messo sotto. Tre... Guarda, il gioiello, guarda. Senta, vestito, cosa attenzione. È questa signora che non vuol capire bene? Una buona castagna. Una buona, castagna. Senta, perché? Visto che lei è una buona castagna... E che c'ha un bellissimo look. Che bel look, eh? Da dove viene? Arrivo da Porto Gruaro. Da Porto Gruaro? Tutti andremo a vivere a Porto Gruaro. Avevo tre noccioline in bocca, ma parlavo lo stesso, figlia. In certi casi, buone Roberto. Buone castagne. Ha detto che a Porto Gruaro ci sono buone castagne. Che segno è? Io sono un acquario. Un acquario, innamorata vita, allora. Cara Sempre. Cilia. E difatti ce ne ha due, no? Vedi che ce ne ha due, però... Ma attenzione, l'uomo di sinistra è richiamato immediatamente da Sandra. Senta, ma capito come che ha mollato subito quando che lo ha chiamato, capito? Guarda, guarda, chi è? Il mio marito adesso, eh. Un altro generale. Il mio marito ha detto, che buona castagna. Abbiamo castagne riselezionate, E quella castagna lì come è quella castagna? Ottima. Ottima, Sandra, hai detto che è una buona castagna. Hai visto? Che coppia. Ma ti guarda sempre, sempre. Ti guarda? Ti guarda sempre. E allora faccio un bel salutone da Motta di Livenza. Motta di Livenza, vi saluto Tele Friuli. Ok. Grazie mille. Salutiamo questa dolcezza di Motta di Livenza che ti guarda sempre, Silvia. Sempre. Dai, adesso andiamo tutti a Porto Gruaro per e io per le dolcezze, va bene o no? Ci trasferiamo, Robby. Bene, da lunedì vedrai due bei occhi neri, cara Silvia, non ti preoccupare. Anche più di due. Anche due, anche tre. Oh, guarda un UFO, Silvia! Extraterrestre, portami via. Cos'è, un cavallo che corre lassù in cima? Cavallo rampante. Oh, siamo alle fasi di conclusione, Silvia, qua è arrivata la pioggia, attenzione. Adesso ascoltiamo un attimo e dopo sentirei un signore per la sua dolcezza cosa che canterà, ascolta. Eccolo qua. Vai. Attenzione, per la sua signora. La canzone di Giorgia questa, la cover di Giorgia. Sì, però adesso c'è un signore, vedi, stiamo guardando. Ascolta, eccolo qua. Ecco. Dedicata alla moglie, spero. Benissimo, guarda che bell'albero che hanno a Cordenons. Allora, noi chiudiamo con quel signore che ha fatto la sua serenata, la sua dolcezza. Esatto. Salutiamo tutti gli amici di Cordenons, saluto anche il signor Caporale, il presidente della Proloco, della Mora. Tutti gli organizzatori. Esatto, cari amici, io spero che vi sia piaciuto questo programma, abbiamo fatto il compleanno, se volete mandarci gli auguri di buon compleanno, 13 anni con voi, potete benissimo mandarci, vero o no? Aspettiamo tutti gli auguri sul sito www.gorizia.tv.it. Lo potete vedere quando volete. Un bacio a tutti!